Finanzieri e cani finanzieri, una accoppiata vincente che questa volta ha portato nell'ambito dell'attività di controllo economico del territorio, finalizzata alla prevenzione e alla repressione dello spaccio di droga, i militari della sezione operativa pronto impiego della squadra cinofili del gruppo di Padova della Finanza ad arrestare nella zona della stazione ferroviaria un albanese di circa 40 anni in possesso di quasi 9 kg di marijuana. L'uomo è stato fermato mentre era intento ad acquistare un biglietto alle casse automatiche situate nell'atrio dell'ingresso principale della stazione, ma grazie alla segnalazione del cane antidroga Vincent, che non appena avvicinatosi all'area delle casse segnalato in maniera decisa il borsone che portava con sé l'albanese, non ha avuto scampo. Quando l'uomo ha capito di essere nel mirino del poliziotto a quattro zampe, ha mostrato segni di evidente nervosismo, ma non ha opposto resistenza, anche perché una fuga a quel punto era impossibile. A questo punto è scattata la perquisizione personale dell'uomo e del suo bagaglio, che ha consentito di trovare nel borsone 8 involucri di cellophane contenenti nel complesso circa 9 kg di marijuana e ben 4.000 euro di banconote di vario taglio nascoste nella tasca interna del giubbino. L'uomo è stato così arrestato e portato nella casa circondariale Due Palazzi di Padova.